Mister Bragolin, una certezza che la squadra è con lei, perché in questi casi, che si sa benissimo, quando l'allenatore casomai rischia, c'è sempre il rovescio della medaglia che potrebbe giocare proprio un brutto scherzo. Ma io ho uno splendido rapporto con i ragazzi, quindi è chiaro che come in tutte le squadre c'è qualcuno che è meno contento, che non gioca, però sul piano, sul lato umano e tutto il resto ho un buon rapporto, insomma, un rapporto schietto, sincero. Quindi vado avanti così, poi nel calcio bisogna fare risultati, perché il rapporto schietto e sincero non basta. Oggi era una partita dura sul piano mentale, perché è inutile girarne attorno, le voci c'erano e quindi abbiamo risposto benino, abbiamo risposto coi giovani come abbiamo sempre fatto e quindi alla fine abbiamo diviso la posta, ma noi per adesso va bene così. Infatti proprio dal punto di vista mentale forse la reazione più giusta da parte della Pro Vercelli, primi minuti alla grande. Sì, siamo partiti bene, poi dopo qualche inesperienza la paghiamo perché siamo molto giovani, però alla fine credo il risultato sia giusto. E il rammarico magari è quei 3 o 4 contropiedi che abbiamo avuto clamorosi, che l'abbiamo sbagliato. Adesso come si sente? Sollevato? Ma come mi sento io non lo posso dire in televisione, però va bene così. L'ultima, chi dice che già si è trattato di un match salvezza, lei cosa risponde? Ma non lo so, io so solo che la mia squadra deve lavorare tantissimo e deve migliorare tantissimo, devo migliorare i giovani e i vecchi, diventare un'unica cosa, poi così potremo fare qualcosina di buono. Per adesso ci dobbiamo accontentare di queste situazioni, di queste prestazioni che fino alle ultime 2 partite sono state buone. Ultimissima, perché ti ribocchi solo un tempo? Ma ti ribocchi solo un tempo perché avevo già preso, oltre a non essere a posto al 100%, avevo già preso anche una botta in settimana e quindi sono un tempo.